Ora un momento di silenzio, prego. Prima di andare avanti, voglio dirvi che come prima prova i vostri articoli non sono affatto male. Anzi, per la verità, sono molto soddisfatta. Non sono così sbagliati come sembrerebbero vedendo le correzioni che vi apporto per eccesso di scrupolo. Tuttavia, nessuno di voi è ancora in grado di dirigere il New York Times. Se può sembrare... Scusate il ritardo, professoressa. Prego. Che non diventi abitudine. Se può sembrare che io vada troppo in fretta, è perché penso che solo lavorando si impara. Dunque, rileggendo i vostri articoletti, vi accorgerete dell'importanza di poche ma fondamentali regole, le prime delle quali... Ecco, Kipling ha detto una di queste regole in un famoso scritto. Io ho 6 servitori fedeli che mi dicono quello che io so. Essi si chiamano cosa, perché, quando, e come, dove e chi. Esatto. È Kipling, è Emerson. No, Kipling, mi pare. Volete che controlli? Chiunque sia, è il concetto quello che più importa, capito? Vabbè. E il concetto è che bisogna sempre ricordare che ogni articolo di cronaca... Spiacente, non volevo essere così brusca, mister... Qual è il vostro nome? Gallagher. Mister Gallagher, vedete, il nostro tempo è assai limitato, quindi... Oh, non fa nulla, dicevo solo che... Non importa. No, prego, dite. Ecco, io non mi intendo molto di giornalismo, ma ero convinto che fare il nome giusto in una citazione fosse una cosa molto importante. Sì, è molto importante. E che in questo corso si dovrebbe lavorare come in un vero giornale. Sì, avete ragione, Mr. Gallagher, però in un corso di giornalismo, oltre all'esattezza, è importante anche la puntualità. Ho tardato a causa del traffico. Sarà bene parlare per un momento di questa dote, l'esattezza. Ad un famoso direttore fu chiesto una volta quali fossero le 3 cose più importanti da tenere presente nel lavoro giornalistico. Ed egli disse... L'esattezza. Era Joseph Pulitzer. Accidenti, è un fenomeno. Mr. Gallagher, siete iscritti a questo corso? Iscritto? Già, non abbiamo trovato la vostra scheda. Io non sapevo... Beh, mi spiace, Mr. Gallagher, ma vedete, questo corso è riservato agli studenti iscritti. Si intende che se volete ancora iscrivervi, siete in tempo a provvedere in segreteria. Scusatemi. Addio, Mr. Gallagher. Il capoverso 5 dice molti dei clienti. Non è meglio precisare? Volete dire qui? Sì. Ah, sì, avete ragione. Ho già detto prima che quando è possibile bisogna sempre precisare i nomi. Ecco qua. Luce, prego. La mia scheda. Già. Cosa devo fare ora? Ah, sì, ecco. Non so con esattezza cosa farvi fare. Ciascun allievo ha scritto un articoletto. Forse voi potreste ascoltare le correzioni. Posso tentare di scrivere una anch'io? No, non sarebbe giusto. Gli altri allievi hanno il vantaggio di diverse lezioni. Ma io leggo molti giornali e un articoletto non è così difficile. Oh no, vi sbagliate, Mr. Gallagher. Un articolo ben scritto richiede specializzazione tecnica. Oh, lasciatemi tentare. Lo sapete, tentare non nuoce. D'accordo. Ecco qui i dati salienti a proposito di un recente fatto di cronaca. Scrivete circa 250 parole. Potete usare quel tavolo in fondo all'aula. Dite, scrivete a macchina? Solo con 2 dita. Beh, non c'è fretta. Se non finirete stasera, potrete lavorarci durante il weekend. Senz'altro. Fare delle critiche. So bene che il suo articolo è migliore del mio, ma tuttavia mi pare che almeno il preambolo sia troppo lungo prima di entrare in argomento.
Questo è esatto, Mr. Armeritz. Siete d'accordo anche voi, Mr. Corey? Sì, è vero. Allora, riassumendo, diciamo che in un articolo l'interesse del lettore deve essere svegliato al più presto possibile. Mr. Gallagher, ho paura che non abbiate capito, ho detto 250 parole. Io ho scritto tutto in 150 parole. Ho sbagliato? No, ma... Dicono che gli articoli di cronaca sono letteratura da corso. Ma in 5 minuti? Non sono pratico della macchina. Mr. Gallagher, credo che prendiate il lavoro troppo alla leggera. Non potete aver riflettuto abbastanza. Beh, ho fatto il meglio che potevo. Sedete, prego. Sì, madame. Desidero leggere l'articolo di Mr. Gallagher. Ma non certo alla velocità con cui lui l'ha scritto. Un giovane teppista di 16 anni e mezzo ha sparato contro Jaron Heffernan di 62 anni alle 5.30 del pomeriggio di ieri. L'ha lasciato morire dissanguato sulla strada vicino alla drogheria di questi al 286 della 110ª strada. Qualche minuto dopo l'aggressore, certo Rosario Salas, è stato catturato in un vicolo presso il negozio e messo a confronto con Heffernan. Sì, è lui, ha detto Heffernan, indicando il Salas. Heffernan era stato derubato già due volte nei passati 8 mesi. Il fatto è che ero davvero esasperato, ha detto il droghiere moribondo al sergente Arce della sezione omicidi. Quando questo ragazzaccio mi ha puntato la pistola e mi ha detto di consegnargli il mio denaro, non feci che gettargli una manciata di dollari sulla faccia. Il giovane aggressore è il maggiore di 9 figli della vedova signora Ermonita Salas, abitante in Serdo Street. È stato arrestato sotto accusa di omicidio. Non avevo intenzione di uccidere nessuno, ha detto il Salas al sergente. Ma quando lui mi ha gettato il denaro sulla faccia, ecco, non so, la gente mi ha sempre gettato qualcosa sulla faccia nella mia vita. Stavolta si vede, non ne potevo più. Credo che Mr. Gallagher abbia diritto alle mie scuse. L'ho accusato di non prendere sul serio questo lavoro. Ho avuto torto. Il suo è un inizio veramente notevole. Difatti, Mr. Gallagher ha scritto uno dei migliori articoli di cronaca che io abbia letto nei miei corsi. Questo brano rispetta tutte le regole di cui io vi ho parlato. E non solo Mr. Gallagher risponde al cosa, quando, dove, chi, perché e come, ma li dispone con un ritmo così serrato che un comune fatto di cronaca assume tutto il mordente di un breve racconto. Ora darò un'occhiata per vedere come Mr. Gallagher ha costruito il suo articolo. Nel giornalismo ci sono 2 metodi base. Ragazzi, vorrei...